si tengono insieme nei mestieri artigiani di oggi innovazione, tecnologia e formazione. E tra i settori che stanno abbracciando il cambiamento c'è anche quello del benessere. Insiste sull'importanza della formazione nel suo settore anche Domenico Garruto, imprenditore e presidente della categoria benessere per APA Confartigianato Imprese, che all'Italia che produce spiega come anche il mondo degli acconciatori sia cambiato molto, tra una clientela sempre più esigente, nuovi ritmi, nuove abitudini e giovani aspiranti professionisti pronti a prendere le forbici in mano. Il cambiamento è legato poi a noi stessi, nel senso che raccogliere informazioni per far sì che un'attività possa andare sempre meglio vuol dire anche comunque avere dei collaboratori preparati. Perciò il fatto di non tenere in considerazione l'equipe, cioè coloro che poi sosterranno in un secondo momento quello che è la nostra attività, dipende sempre tutto da noi. Perciò abbiamo questa esigenza proprio legata al fatto che chi lavora in un ambiente come il nostro deve essere altamente aggiornato, perciò tutto quello che riguarda l'aspetto della moda chiaramente viene riversato su di noi, perciò a pari passo riusciamo comunque a mantenere questo stile e diffonderlo poi chiaramente ai nostri clienti. La mia volontà è il desiderio sempre di avere delle persone formate, perciò se la scuola non riesce a dare al 100% questa parte, dobbiamo essere noi stessi, noi titolari, noi rappresentanti del salone a dare questa automotivazione legata a un futuro migliore. Perciò non essere egoisti nell'ambito lavorativo, ma dare anche a loro una parte importante che è quella della collaborazione e di una giusta retribuzione, cosa che tendenzialmente il parrucchiere fa fatica a modificare. Ecco, questo è un po' il mio pensiero. Adesso diventa tutto più veloce, abbiamo sia gli iPad o anche dei televisori aggiornati, dove un televisore si intende chiaramente come schermo, dove uno può tranquillamente entrare in internet creandosi una playlist dove si ha tutti i tagli attuali e magari alcuni anche un po' personalizzati, perché si possono creare appunto queste associazioni di forme dove chiaramente magari da tre idee si riesce comunque a condividere un solo taglio, e questo fa parte dell'aggiornamento, vuol dire che dare a un cliente la possibilità di uscire poi dal salone e essere soddisfatto vuol dire che tu anticipatamente gli hai creato questo benessere, e questo secondo me è una cosa importante.